Vivere qui all'inizio era una grande sfida, perché comunque era ancora un cumulo di macerie. Io ricordo che nel 93 mi capitava di rimanere da solo qui, andavo a dormire e iniziavo a pensare: intorno a me ci sono 160 stanze vuote, era freddo, pioveva nelle case, però in quell'energia lì andava tutto bene. Guardandola adesso dico: abbiamo fatto delle cose folli, ma nel momento in cui lo facevi era normale, era quello che c'era da fare. L'abbiamo fatto perché era da fare. Ci sono tante cose che prima le fai, no? E poi dopo le razionalizzi, le elabori, ti rifai le domande, no? Ma a volte entri in dei turbini alchemici, che è un flusso che entri e funziona. Siamo a Torri Superiore, dietro Ventimiglia, nell'entroterra di Ventimiglia. Torri Superiore ufficialmente nasce nell'89. Nell'89 nasce una associazione culturale con lo scopo di recuperare questo paese. Era un'idea di una coppia, Piero e Gianna. Gianna originaria del posto, non ci ha mai vissuto, ma conosceva il posto perché la nonna abitava nel paese qua sotto. E quindi fin da bambina aveva sempre visto questa borgata rimasta non completamente abbandonata, perché c'era l'ultimo abitante. Piero e Gianna, tra finissimi anni 70, anni 80, hanno quest'idea e provano a creare un gruppo di amici per lanciare questo progetto di recupero, senza che in realtà si creasse un gruppo stabile. E poi a fine anni 80 conoscono Riccardo, che era un docente universitario di Torino, che a Torino conosceva molta gente, era in tanti giri. E Riccardo riesce a creare un gruppo di una trentina di persone. Appunto, nell'89 nasce l'associazione. Lo statuto dell'associazione era essenzialmente la realizzazione del sogno, della visione di questa coppia. Fine anni 80 il mondo era diverso, non si parlava di ecovillaggio, non si parlava di permacultura. All'inizio era più un laboratorio sociale, una comunità residente nel luogo, di creazione di lavoro per legare le persone al luogo fisico, e l'apertura di un centro culturale aperto all'esterno. Non chiudersi nella valle, ma avere sempre, essere un centro dove le persone dalla città vengono a trovarti. La grande parte della ristrutturazione è finita, è stato un cantiere di 25 anni, quindi è stato un cantiere fatto come le formichine, no? Un pochino alla volta. Questo ha trasformato una parte degli abitanti in una squadra di muratori, elettricisti, idraulici, saldatori, ed è finita non tanti anni fa. Quindi Torri, dopo tanti anni, ma poi viene strutturata come un progetto più o meno diviso tra proprietà comune e proprietà private. I residenti di Torri, ognuno è responsabile della propria economia, quindi gli stipendi sono privati, ma poi una parte di questa economia viene presa e rimessa in una cassa comune. Quindi anche qui esiste economia privata ed economia comune. La parte economica di Torri ruota intorno a una cooperativa che fa accoglienza turistica, è in parte ristorante e in parte organizzazione di corsi. Torri ha avuto un ruolo importante per l'entrata in Italia della permacultura, così come lo ha avuto anche per almeno una parte del mondo della facilitazione, perché sono entrambi cose che sono partite da corsi che abbiamo organizzato qua. Il punto di svolta è stato quando nel 99 ci offrirono la segreteria europea della rete degli ecovillaggi, e fu lì che dei colleghi, Lucilla era la segretaria GEN, e dei colleghi gli chiesero di approfittare della visibilità di questo ufficio in Italia per spingere, no, sull'entrata della permacultura in Italia. Noi organizzammo alcuni seminari chiamando insegnanti da fuori, alcune piccole presentazioni per preparare il terreno per un corso, e poi organizzammo probabilmente il primo corso
il primo PDC che è stato fatto in Italia. Stessa cosa un po' quando Lucilla, sempre nell'ufficio del GEN, ha incontrato la facilitazione delle riunioni GEN. È lì che abbiamo incontrato tutto il mondo della facilitazione delle riunioni. Noi, quando abbiamo incontrato la facilitazione, avevamo già 10 anni di vita e avevamo vissuto già le crisi e i conflitti più potenti nei primissimi anni. Quando vediamo che ci sono delle minoranze importanti, si evita di votare, si cerca, si dà tempo per arrivare a delle ampie maggioranze, insomma, e in comunità utilizziamo il metodo del consenso. Per me l'Italia che cambia è quello che deve essere fatto adesso, perché i cambiamenti sono in atto, quindi possiamo resistere caparbiamente o prenderne parte, e quindi l'Italia che cambia è fare un passo alla volta. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.